Eccoci. Alla fine questo giorno è arrivato. Speravo che non sarebbe mai arrivato. Speravo che questo gioco fosse solo un sogno generato da una sbornia di vodka. Purtroppo mi sbagliavo. Questa recensione, ero indeciso se farla o no. Ero indeciso se farvi conoscere gli abissi della psiche umana, o ignorare questo aborto, facendo sì che la sua fama venisse ostacolata. Purtroppo la mia smania di insulti ha prevalso, ed ho deciso di recensire quest'incubo che solo un fattone chiamerebbe gioco. Questo orrore si chiama Supra Myrocrat. E già il titolo è una sorta di antipasto per la merda che state per assaggiare. Numero 5. La grafica. Lo so, è brutto iniziare con questo punto per uno come me, che dice sempre che la grafica non è tutto in un gioco. Ecco perché l'ho messa in fondo alla lista. Comunque giuro, è dai tempi delle Olimpiadi dei Crucchi che non vedevo un orrore tale. Preferisco dire poche cose su questo e sugli altri due punti in fondo alla classifica, perché li analizzerò meglio dopo. Numero 4. La grammatica. Porca di una puttana, questo scrive peggio di un bimbo minchia. Cioè dai. Ditemi se avete visto qualcuno scrivere peggio. Ma anche qui approfondirò meglio dopo. Next. Numero 3. La musica. Ora, io non sono un grande musicista, ma una cagata di colonna sonora come questa non la farei neanche ubriaco dopo un mese di inattività. Ve la faccio sentire. Numero 2. Il senso dell'umorismo. Questo gioco non è stato fatto male perché l'ideatore non è capace, ma perché pensava che facesse ridere. Ripeto, lo ha fatto male apposta perché credeva che facesse ridere. Cosa? Cioè, pensa che una parodia sia copiare un prodotto cercando di malformarlo in tutti i suoi campi? Come pensa che possa far ridere un gioco intenzionalmente malfatto, con disegni orripilanti, orrori ortografici che pure il mio cane non oserebbe fare, e colonna sonora da incubo? Secondo me il creatore è un cerebro leso. Lui è quel pirla che gli ha fatto la musichetta, se non è la stessa persona. Numero 1. Programmazione. Questo punto avrei dovuto metterlo prima in quanto, come i primi tre, si collega al punto precedente. Purtroppo però questo è il punto più fastidioso di tutto il gioco. Ed ecco che ritorna a grande richiesta, che vuol dire che a nessuno importa, la mia vecchia rubrica, Glitch Hunter. Il primo bug che salta all'occhio è quello degli incroci, oppure, come lo chiama l'internauta digitale, delle texture ballerine. Ogni singola fottuta curva, ovviamente curva, sta fra un'interminabile schiera di virgolette, succede che le texture della strada, non potendo unirsi, formano un effetto ottico assurdo. Non ho parole. Il secondo è quello dei tratti di strada a comparsa. In alcuni punti del livello Dessert Rumble ci sono tratti di strada che compaiono solo una volta passati di lì. Ciò, specialmente nel bastardissimo salto con la freccia rossa, causerà non pochi problemi. Il terzo è quello della frenata. Non importa a che velocità stai andando. Non appena tocchi il pedale del freno, ti fermi di botto. Inoltre, funziona anche se sei a mezz'aria, ignorando tutte le leggi della gravità e della fisica. È una fortuna che ci sia questo bug, che spesso può fare la differenza. L'ultimo riguarda la manovrabilità del mezzo. Capiterà molto frequentemente, specialmente in salita, che il veicolo giri da solo. Inoltre, può capitare spesso che salti improvvisamente, non di rado in punti dove serve precisione millimetrica.
Per quanto riguarda i punti extra, come al solito, non ne ho trovati. Questo gioco fa schifo, il programmatore è un imbecille, quello che ha curato la musica è un decerebrato, i livelli sono fatti con le chiappe, e l'umorismo è peggiore di quello dei cinepanettoni. Ed ora l'anticipazione del prossimo video. Il prossimo gioco lo hanno recensito in così tanti che non userò il format che uso di solito, ma un altro. Un saluto a tutti voi.